ritornelli. Quante emozioni fatte di canzoni. Buon sabato a tutti, la donzelletta venendo dalla campagna sul canale della Gessa. Io mi misuravo la febbre, tu come al solito citavi la... i leopardi. E Tony Manero, la giacca era bianca, però la tua è un po' più ridata. Ma lui era tutto bianco. Bianco-nero, sì. Allora, avete finito The Ballacus, Stayin' Alive. Scusate amici, la febbre ce l'abbiamo davvero. Sì, ma noi ce l'abbiamo davvero, perché anzi sbrighiamo che c'è da andare. Senti, intanto dopo andiamo a cena qui. Certamente, a Villa Rita. A Villa Rita. Hotel con piscina, ristorante, spa, Monte Catini Terme alla grande. Di ciò ringraziamo l'amico Moreno. Però dopo dobbiamo fare la serata. Certo. Oh ragazzi, mica ci possiamo fermare qua e basta tutta la notte. E stasera sono dobbiamo sicura. Dobbiamo fare veloce. Anche ma sono sicura che faremo questa canzone, cioè Toma. Non potrà mancare. Non può mancare Toma. Allora partiamo subito con questo bel reggaeton che ormai è uscito alla fine dell'estate scorsa, ma che il boom l'avrà sicuramente quest'estate. Sicuramente anche Toma. Resisterà. Escuchando el ruido del mar, estrellas en el cielo que nos hace soñar, amándose siempre. Seguono i ritornelli con gli amici da Varese, il sogno italiano che ci fanno ascoltare. È il mismo sol con la voce di Cristina. Restiamo nel sud americano, eh? Vabbè, Cristina, dai. Vai. Será lo que tú quieras, lo que te quieras, amor, se puede amor. Yo quiero que sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos, si juntos celebramos aquí.
Quiero que el mundo sea un mundo, sea un mundo, sea. Quiero que el mundo sea una mi amor. Quiero que el mundo sea un mundo, sea un mundo, sea. Quiero que el mundo sea una mi amor, sea una mi amor. Yo quiero que sea el mundo que conteste del este al este oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol, ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. Tu che sai fa? E allora facci vedere che sai fa. I giudici sono Nina e Gianni, ma travestiti sono così e sono simpaticissimi. Bravissimi, super. Bravi. Tu che sai fa? Tu che sai fa? Tu che sai fa? Che sai fa? Eccolo qua, per voi Notturno Liza. Grazie. C'è tempo domani per tutte queste idee, per chi parte o rimane seguendo le maree. Io adesso ho bisogno di bagnarmi il viso nell'umido autunno che scende all'improvviso. C'è tempo domani per la velocità. Tu che sai fa? Tu che sai fa? Tu che sai fa? Adesso, cara Paola, vai, dicendo vai. Ma vado a intervistare gli artisti. A intervistare l'artista di oggi. Contentissima. Intervista con l'artista, parte la sigla. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che
intervista con l'artista. Cari amici di Ritornelli, è un gran bel vedere per voi oggi, perché abbiamo Maria Angela Arcangeli e Antonella Mari. Grazie. E Maria Angela è titolare di una grande agenzia, la Mary Star Spettacoli and Production. Qui ci voleva proprio anche leone ruggente, no? Ci vuole leone. Mi piace la collaborazione fra due donne, la grande empatia che c'è fra voi, perché dobbiamo dire che Antonella Mati ti aiuta anche poi nell'allestimento dei tuoi spettacoli. Sì, scenografia, conduttrice. Conduttrice, cantante. Ora cantante. Perché adesso si è votata al canto Antonella Mati. Quando siamo fra i cantanti non abbiamo altra scelta. Ecco, dobbiamo cantare. Ricordiamo al pubblico di Ritornelli che tu, Maria Angela, sei veramente angelica, Maria Angela Arcangeli. Beh, non potevi essere un diavoletto, eh? No, assolutamente. No, devo essere. Però tu nasci come imprenditrice. Tu non nasci come donna del mondo dello spettacolo. Tu ti avvicini poi alle produzioni artistiche, molto più tardi, no? È stato proprio un caso, diciamo, un caso della vita. E come? Racconta al nostro pubblico. Ho intrapreso questa attività proprio volendo fare una cosa molto... una cosa nuova, particolare. Perché tu prima operavi in un altro ambito. Sì, prima avevo un'azienda di abbigliamento in pelle. Ecco, quindi insomma non era di famiglia, livello di spettacolo e quindi no, di arte. Però si organizzava defile di moda, sempre con Antonella Mati, che è coreografa, fa portamento. Tiene anche corsi di portamento, perché quando si vede insomma una mannequin, no? Come si soleva dire una volta, no? Fisicamente. Quando siamo addetti ai lavori bisogna saper fare un pochino tutto. Un po' di tutto. E quindi... E quando hai aperto l'agenzia Mary Star? Nel 1997, è nato alle Terme, di Montecatini. Terme Tettuccio, ricordiamo. Proprio di voler fare una cosa nuova, è nata l'idea di fare un concorso. I cantanti volevano cantare, gli ospiti di Montecatini volevano esibirsi. Sì, e quindi è venuta questa idea di fare un concorso canoro. Quello famoso che hai chiamato che si chiama 50 anni dintorni. E lì ti è venuta l'idea così di intitolare questa manifestazione così, proprio perché i partecipanti erano tutti cantanti grandi, diciamo. Poi spesso hai strutturato, tu pensi alla giuria, insomma, tante volte, infatti ti ringraziamo, hai invitato anche me, Luciano Melli, sì, è stato anche presidente onorario. Onorario, E quale onere essere presidente di quella giuria, perché ci sono veramente dei grandi talenti. Talvolta ci mette in difficoltà il selezionarli. Sì, poi anche il discorso di inserire i giovani e ora anche i bambini. Ecco, quindi oltre le categorie, raccontiamo un po' al nostro pubblico, poi lo spiegheremo anche più avanti, ma sono tre categorie allora? Sono tre categorie, sì, i junior, che sono i bambini che vanno dai 6 ai 15 anni, i giovani dai 16 ai 38 e gli over. Dai 39 ai 90, perché quando si canta non c'è età, no? Devo dire un grande successo, perché stanno partecipando numerosi. Sappiamo già anche la data d'inizio di quest'anno? Sì, la data d'inizio è il 5, 6, 7, 8 di luglio. Di luglio, quindi sono 50 semifinali e dintorni, che vanta appunto la 21esima edizione. Sì, caspita, quindi è più che maggiorenne ormai, no? Ormai è maggiorenne. Sì, sorprese per quest'anno, però dovremmo chiedere forse di più a Antonella, che non ce le svelerà mai. No, le sorprese sono che, essendo 21 anni che lei propone questo festival, venendo cantanti da tutta Italia, essendoci questo grande orecchio da parte del comparto tecnico, quindi che sanno che chi arriva al festival Voci d'Oro 50 anni dintorni sono persone selezionate ampiamente, certo, che poi vengano sempre riprese nelle trasmissioni televisive, cioè X Factor, The Voice, cioè riescano ad avere un futuro anche roseo, no? Quindi è una buona partenza, bel trampolino. Come sicuramente avrà un grande trampolino per lei, insomma, sarà stato un grande trampolino di lancio la vincitrice della scorsa edizione, Giulia Golia si chiama, ti ricordi? 11 anni, Giulia da Golia. Frosinone, e nel 2017 fatti categoria junior. Sì, infatti ha partecipato, dopo il nostro festival, ha partecipato alla trasmissione Rai. Ecco. Con Magalli. Ah, addirittura. Sì, quella con Magalli. Del mezzogiorno. Del mezzogiorno, quindi anche grande audience. Grande audience. Infatti, e tu ti occupi anche un pochino del post vittoria, per esempio, anche per, non so, dei vincitori dei tuoi concorsi, li segui anche come post-produzione. Anche dopo, sì, certo. Perché tu, ricordiamo, hai anche con Samuele, che è con tuo Samuele, figlio, che è bellissimo studio di registrazione. Abbiamo lo studio, facciamo produzione, quindi li seguiamo anche a livello... Ci sono state anche una volta, ho provato i vostri strumenti, devo dire, no? E molto ci si incide bravi. Molto, molto bene. Sì, sì, sì. Si
lavora molto bene. Si è cercato di creare un ambiente. Si brinda molto. Anche. Infatti abbiamo brindato al nuovo studio. Allora, bisogna sempre brindare con la musica. Certo. Allora noi brindiamo con questa bellissima canzone, parte del tuo mondo, dal musical La Sirenetta. Ricordiamo ancora per gli amici telespettatori che la voce è quella di Giulia Golia, di 11 anni, 50 anni e dintorni, 2017. Mary Star Spettacoli, Antonella Matti. Grazie. Ciao. Ciao a tutti, sono Giulia Golia, ho 10 anni, vengo da Cassino. Cantare per me è una grande emozione che esprime tutto ciò. E da grande mi piacerebbe fare l'attrice e fare musical, cioè cantare, recitare e ballare. Una che ha tutto ormai, che tesori, che ricchezze, chi mai al mondo ne ha quanto me. Se guardi intorno dirai, oh, che meraviglie, ho le cose più strane e curiose, non ho nulla da desiderare. Vuoi un... come si chiamano? Io ne ho 20. Ma lassù cosa mai ci sarà? Le gambe anche per ballare e camminare su quei, come si chiamano, a piedi. Giulia Golia. Jukebox dediche, jukebox dediche, vediamo un po' chi ci scrive oggi. Ci scrivono dalla mia Lombardia, da Milano, ed è Barbara. Stra Milano, STRAMILANO. Vai lontano. A Parigi con l'autostrada, Berlino e metro. Noi siamo andati col pullman Gran Turismo, invece loro andavano in metro. E Barbara da Milano, torniamo seri, vuole dedicare a se stessa una canzone che fu scritta nel lontano 2006 per me da Luciano Nelli. Ah. Si chiama Nel mio cammino. La Marianna cammino. La va in campagna. No, quella no, non l'hai ancora scritta, la stai preparando adesso. Mi vuoi guardare quando dico le cose serie? No, mi guardo intorno perché vedo dei bei quadri. Ma perché cambi discorso? Barbara, perdonalo, perché non sa ciò che sta facendo, l'aveva detto anche qualcun altro. Ok, per me stessa, dice Barbara, Nel mio cammino, cantata da Paola. Bellissimo testo, magari la vita reale fosse così romantica. Complimenti per ritornelli, mi fate tanta compagnia. Beh, ma insomma, il principe azzurro, le cose, vabbè, così. Insomma, sono cose che sempre una donna in genere, una ragazza, sogna, pensa. E poi sogna, capisce che forse quella è un'utopia, bisogna essere un po' più terreni, no? Non è vero, cioè, no, magari invece di arrivare col cavallo bianco può arrivare con che ne so, con BMW. Vabbè, però il cavallo niente. Inquinava molto meno. Ah, bei tempi. Era un video comunque. Ma la mia, per esempio, c'ha addirittura, se non sbaglio, 160 cavalli, quindi avvogliati. Vabbè, insomma, il principe azzurro, eccolo qua, cara Barbara, dedica a te stessa Il mio cammino, il principe azzurro te lo inviamo noi, proprio confezionato ben bene da ritornelli. Vabbè, comunque, e saluta Milano tutta. Grazie davvero per aver scelto questa canzone, Jukebox dediche. Te la dedico anch'io col cuore. Passai sopra i libri, primavere, col profumo dei fiori, poi cantai e la musica entrò in me.
la bella e brava Tonia Todisco con questa canzone che, se si ascolta bene anche il testo, è una canzone molto bella. Sì. E quindi lì per lì passa, perché è una bella melodia. Beh, il tirtacchi quindi... ballabile. Esatto, no? Però... invece è una canzone, sì, anche piena di significato. Significato. Tonia Todisco, Se ogni tanto. Salutiamo, andate a ballare, ci vediamo domani con Ritornelli. Grazie di essere sempre con noi. Ciao amici. Grazie per la vostra pazienza, simpatia e soprattutto affetto che ci dimostrate anche durante le nostre serate, quando poi ci incontriamo. Ti vedo in televisione, siete carini, siete bravi. Siete proprio così compagnia. Come nella vita reale. Qualcuno mi dice sei intatto, vabbè. Giusto. Grazie, grazie di essere con noi. Ciao. Ci vediamo domani, ciao. Quanti ritornelli, quante emozioni fatte di canzoni.